Salve a tutti! Oggi, piccolo video, vi faccio vedere come fare queste palline di Natale con il fiocchettino e non so se si vede, io ci ho messo anche dei brillantini. Questo è fatto con questo tipo qua che è fettuccina, ciniglia, ciniglia è questa. E questa invece l'ho fatta con la lana e un filo argentato, vedete? Però tra le due io preferisco questa. Ora vi faccio vedere come farlo. Allora, abbiamo bisogno di una pallina di polistirolo. Io l'ho presa di 6 cm, voi potete prendere la misura che volete. Poi ho preso questa ciniglia, ma voi potete prendere anche la lana, l'importante è che sia un po' grossettina e non sia pelosa. Poi colla spray, glitter del colore che volete. Io ho anche questo per il glitter e di un fiocchettino. Poi colla a caldo. Pistola. E iniziamo. Allora, prima di tutto ci facciamo il capietto che è questo qua. Quindi io faccio così. Questa idea me l'ha data una mia amica. Allora, io faccio così, metto un po' di colla, attacco. Attenta a non ustionarvi perché veramente io mi ustiono sempre. Poi l'altro pezzo, vediamo la lunghezza che vogliamo farlo e diamo la colla sempre nel punto di prima e attacchiamo l'altro pezzo, così, vedete? Ok? Ora iniziamo ad avvolgere, quindi diamo prima in alto per avvolgere, fare il primo giro. Mi raccomando, dovete tenerla molto molto morbida. Non tirate perché altrimenti viene una parte più stretta e una parte più larga. Vedete? Io ho iniziato a girare attorno. Do la colla. E giro, do la colla e giro. Vedete, la pallina sta per finire, io sto chiudendo, facendo gli ultimi giri. Ecco qua la nostra pallina finita. Arrivato a questo punto, tagliamo vicino e mettiamo dentro questo. Poi io faccio un po' così per dargli tutta la forma, magari se non si era attaccata bene. E questa è la nostra pallina. Mi raccomando, come ho detto, dovete sempre mettere a pari, altrimenti si vede la pallina di polistirolo sotto. Ora prendo la colla spray e la distribuisco su tutta la pallina. Prendo il glitter e apriamo perché è più. Ecco
ecco qua la nostra pallina luccicante, non so se si vede, è bellissima. Ora prendiamo il nostro fiocchetto, io lo attacco con un po' di colla prima, in modo che sta più fermo quando lo andiamo a fermare così. Ecco, qua il nostro la nostra pallina con il nostro fiocchetto. Ora tagliamo il fiocchetto per pulirlo e con un accendino bruciamo un po' in modo da fermare il filo. Siccome questo è anche tulle, ma io lo faccio anche sull'altro nastro di cotone per sicurezza. Ed ecco qua la nostra pallina pronta per essere messa nell'albero. Bene, questo è tutto. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto. E ciao alla prossima!